Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti qui in diretta dal Pala Pozzoni di Cisano Bergamasco per questa quinta giornata del campionato di andata del campionato di Serie A2 nazionale. Un big match questa sera si presenta subito per la seconda casalinga, seconda consecutiva casalinga per l'Agnelli TPS. Un big match, seppur la classifica è ancora ovviamente molto parziale, siamo solo appunto alla quinta giornata, ma c'è già aria di appunto di grande partita. Questo perché ospite questa sera appunto c'è la Santa Croce, che al momento occupa la prima posizione in classifica con 10 punti. C'è da dire che non ha osservato ancora il turno di riposo, però insomma è in cima alla classifica. Quindi grande partita questa sera, tutta da seguire qui in diretta sul canale di Volley World, sulla piattaforma YouTube. Serata di ex questa sera, da una parte Padura Diaz e Larizza, attualmente nell'organico dell'Agnelli TPS, e invece per quanto riguarda Santa Croce l'ex di turno è Michele Fedrizzi, che ha partecipato per una parte della stagione scorsa con l'Agnelli TPS, soprattutto protagonista soprattutto nella finale della Supercoppa e anche della Coppa Italia, vinta appunto dall'Agnelli TPS. Il sestetto titolare per quanto riguarda coach Gianluca Graziosi, presenta sempre l'italo cubano numero uno Padura Diaz, il capitano Antonio Cargioli, centrali insieme all'altro centrale Jacopo Larizza, appunto in cabina di regia sempre Juan Ignacio Finoli, e poi le due bande Yernei Terpin e Marco Pierotti, e chiude appunto il sestetto il libero Francesco D'Amico. Maglia ufficiale sempre rosso-blu e verde invece quella del libero D'Amico per la NTPS, targata Acerbis. Santa Croce invece si presenta in campo con il numero 6 Bezer Souza Francisco, lo schiacciatore, poi il numero 7 Colli Leonardo, schiacciatore, il numero 8 Arasonwan Martins, un passato anche lui nell'Olimpia, quando all'epoca Olimpia Bergamo era in B1. Poi abbiamo appunto Michele Fedrizzi con il numero 13, l'altro schiacciatore, poi il numero 9 Alessandro Acquarone, il regista per Santa Croce, e il numero 4 che è il libero Domenico Pace. Questo è l'organico messo in campo da coach Douglas Cesar, primo allenatore di Santa Croce. Secondo allenatore invece è Pieri Francesco, mentre per la NTPS è Gianluca Graziosi insieme a Daniele Busi e Luca Carenini. Si parte subito in questo match tutto da seguire con il primo punto per la NTPS, 1-0. Come potete vedere anche dai vostri teleschermi, da quest'anno c'è il ritorno del pubblico, chiaramente aspetto importantissimo per gli atleti in campo. Ancora con qualche limitazione dal punto di vista di ingressi, però è importante avere sicuramente anche una parte di pubblico presente qui al Pala Pozzoni o comunque in tutti i palazzetti dove si stanno svolgendo chiaramente delle partite. Del resto anche il campionato di A2 sta osservando appunto il suo turno, poi daremo degli aggiornamenti sulle altre partite di questo girone. Intanto primo tempo di Antonio Cargioli, che porta il risultato forzato sul 2-0 in questo primo set. Un saluto a tutti i tifosi di Bergamo
stanno seguendo appunto dalla piattaforma Volley World e anche chiaramente ai tifosi ospiti che ci stanno seguendo da Pisa, comunque da Santa Croce in provincia di Pisa. Carzoli intanto servizio, poi ci pensa il numero 7 Colli. Colli Leonardo, uno dei veterani della squadra biancorossa. Sesta stagione per lui, anzi settima compresa quella di B1 per lui a Santa Croce. Walla a servizio sulla rete, calciatore brasiliano. Finoli, cerca ancora Walla, il regista di Santa Croce, palla out però, 4-2 più 2 Bergamo. Ricordiamo anche gli arbitri dell'incontro, il primo arbitro signor Prati Davide, il secondo arbitro signor Passan Fabio. Walla cercato sempre e poi Terpin, diagonale stretta per Yarney Terpin, nulla da fare per Santa Croce, 5-2 avanti Agnelli TPS Bergamo. Agnelli TPS che attualmente è in settima in classifica per il merito con Reggio Emilia, 6 punti dopo una partita persa e due vinte. Sulla rete intanto il servizio di Juan Ignacio Finoli. Colli. Altro errore a servizio, ce ne sono stati molti anche nella partita precedente, quella con Tragna TPS e Porto Viro, quella di domenica scorsa. Presenti anche alcuni tifosi di Santa Croce, molto attivi. Intanto Terpin prova a smorzare il servizio, la rizza Pierotti è fuori e quindi bene per Santa Croce che si accorcia questo primo set 6-4. Servizio subentrante Festi Roberto, secondo anno per lui a Santa Croce, errore anche per lui. Marizza poi cerca ancora Walla. Difende bene Finoli, bello questo palleggio e poi appunto per appoggiato questo per Martins Arasoguan, viene chiesto però video check da parte di coach Gianluca Graziosi per un'eventuale invasione.
check confermata in questo caso l'invasione da parte di Martins. Santa Croce, allora 8-4, prova una piccola fuga dagli alle TPS e a questo punto viene chiamato il primo time out da parte di coach Cesar Douglas, unico coach straniero della Serie A2, il brasiliano. Rientra subito dopo il break, 8-4 parziale in questo primo set, Larizza. Altra invasione intanto, c'è stata un'invasione ancora per il centrale Martins Arasowan, ma viene chiesto anche un video check, un tentativo di richiesta ma poi annullato. 9-4, questa volta funziona il primo tempo sempre del numero 8 Martins. Alessandro Acquarone. Carzoli. Attenzione ora al servizio, c'è Williams, Padura Diaz. Ancora primo tempo per Martins. Santa Croce prova a mantenere le corte le distanze. 10-6 Pedrizzi. Eccezione poi Padura Diaz. Padura Diaz, primo anno per lui all'NL TPS. Mentre la stagione 19-20 è stata per Padura Diaz a Santa Croce. Amico prova a fare per Terpin, prova il pallonetto. Prova Acquarone, attenzione Pedrizzi. Bello questo palleggio, poi Carzoli. Confusione in questa palla, infatti viene chiesto, non c'era subito stata la decisione da parte del primo arbitro, chiesto il video check. Ci sei il parziale in questo primo set.
qualche protesta di troppo da parte degli atleti di Santa Croce, in particolare Martins. Invasione confermata da parte di Cargioli, quindi punto Santa Croce 11-7. Servizio Martins Arson One. Si va a perdonare subito Antonio Cargioli con questo primo tempo. Capitan Cargioli, classe 94, milanese doc, ormai è per lui è la sesta stagione qui a Bergamo. È quinta stagione. Intanto Colli murato fuori da Larizza. Santa Croce con Francisco Gualla. Padura Diaz carica il destro, intanto c'è l'attacco di Padura Diaz, viene chiesto video check perché sembra ci sia stato un fallo di linea. Vediamo, è confermato il fallo da parte di Padura Diaz, quindi 12-9. Intanto c'è ancora qualche protesta da parte di Santa Croce con Leonardo Colli, che sta parlando con il primo arbitro, viene ammonito forse l'allenatore. Sembra che sia stato ammonito il primo allenatore o forse qualcuno, qualche dirigente in panchina. Adesso da qui, dalla nostra postazione, non riusciamo bene a capire. Walla. Sulla rete servizio di Francisco Wallison. 13-9, riparte la linea TTS con Pinoli. Un tempo di Festi questa volta, palla out. Mantiene qualche punto di distacco nel TPS in questo primo set. Poi Fedrizzi, pipe per lui, ben orchestrata, attenzione. Scaldano un po' gli animi in campo, soprattutto Michele Fedrizzi, che dopo l'attacco sembra che ci sia stato fischiato un punto
favore della NTPS. Poi c'è stato il gesto di stizza da parte di Michele Fedrizzi con la rete. Adesso, vediamo i due arbitri che si stanno consultando per questo punto. È stato talmente veloce che effettivamente non abbiamo visto benissimo cosa sia successo. Dovrebbe essere confermato il punto per Santa Croce. Vediamo la replay. Ah, ecco, era stata fischiata un'invasione per quanto riguarda Michele Fedrizzi, che effettivamente poi invece è stata smentita, però poi c'è stata l'espulsione, il cartellino rosso. A indirizzo indirizzato a Santa Croce, quindi vediamo di rimettere un attimo la situazione in ordine. 15-10, quindi punto tolto a Santa Croce, punto guadagnato per la NTPS in questa ultima azione. Si riparte con Terpin per ETPS Bergamo. Buono servizio di Terpin, poi Fedrizzi, e questa volta si fa perdonare Fedrizzi. Difesa altissima quella di D'Amico. Intanto per ora anche per Festi, ...16-11... match che si è un po' spento nelle ultime battute a causa appunto di qualche protesta di troppo. La rizza intanto. Insidioso servizio di Larizza, poi l'appoggio di Martins. 1-8 di Santa Croce che appoggia bene, trova uno spazio. 12° punto per Santa Croce. Bene questa volta William Salvatore Diaz, palla in campo. 16-13, prova ad accorciare. Santa Croce intanto a Quaroni. Terpin per Padura Diaz che si riprende il punto di prima. Padura Diaz,
cambiato completamente il servizio di Padura Diaz. Il 14 parziale in questo primo set. Fedrizzi, buono Pierotti che riceve, poi si prenota l'attacco, ma Santa Croce recupera, salva bene ancora Santa Croce, poi Fedrizzi, scusate, Walla, Murato, bella azione, punto Bergamo. 18-14. Marco Pierotti ora in battuta per Bergamo. Con l'aiuto della rete, punto e is per Marco Pierotti. Ci sta anche un po' di fortuna. Sono le 14. E allora, secondo time out chiamato da coach Douglas Cesar per Santa Croce, che vede al momento il parziale a meno 5 in questo primo set. Santa Croce che arriva chiaramente sul Taraflex del Nelly TPS con il potenziale di avere vinto praticamente tutte le partite finora. Scusate, di averne vinte 3 su 4. Infatti l'unica battuta d'arresto è stata domenica scorsa, persa al tie-break con Cantù. Però è chiaro che venire su questo Taraflex non è semplice. Però vediamo, partita apertissima ovviamente, tutta da vivere. Allora intanto si riparte con Marco Pierotti. Buon servizio di Pierotti, poi Colli, bello questo palleggio, poi cercato Walla, ancora punto per il brasiliano Francisco Walla. Servizio Martins Aratsongwan, nigeriano, classe 95, primo anno per lui a Santa Croce. Murato, l'attacco di Terpin, Murato fuori, quindi punto Bergamo, 20-15, cambio, entra in campo Nicola Mancin, numero 2 per l'ETPS. Prova Graziosi a sempre nel turno di battuta, tutte in stile su quelle di Nicolo Mancin, vediamo. Primo tempo di Festi questa volta. Punto Santa Croce, cambio anche per la squadra biancorossa. Con l'entrata in campo del numero 15 Alessio Ferrighi, schiacciatore, posto momentaneamente di Graziano Walla. Qualche difficoltà per D'Amico che non è riuscito nella ricezione e
Ci ha provato però Finoli che si è scontrato con contro il tavolino del segnapunti, fortunatamente senza conseguenze. Ma no, giusto tentare. Venti 17, rimane in scia ancora Santa Croce in questo primo set, siamo nella fase finale. Intanto c'è un'occasione abbastanza visibile da parte di, cioè, o meglio sembra da parte di Finoli, anche se qualche dubbio probabilmente da parte di coach Graziosi. Viene chiesto, che infatti chiede il video check. Vediamo, 20-18. Sembra ci sia stata l'invasione confermata da parte di Noli. 20-18, time out chiamato da coach Graziosi, perché Santa Croce si porta a meno 2, quindi ha recuperato in questo turno di battuta, ha recuperato 3 punti. Quindi Graziosi si chiesto appunto il time out per dare una piccola pausa al servizio, al turno di servizio di Santa Croce, che sta diventando positivo, sta accorciando lo score. 20-18. Continua il servizio Ferrini Alessio sempre. Un servizio poi Finoli per Perpin. Grazie al compagno per questo assist. Perfetto. Compagno in questo caso ovviamente Finoli. 21-18. In turno di battuta appunto c'è l'argentino Juan Ignacio Finoli, secondo anno per lui a Bergamo. Sulla rete il suo servizio, però 22-21.
Testi. Poi Finoli per Larizza. E ritorna appunto Jacopo Larizza, 23-21. Larizza appunto che, come dicevamo a inizio match, è uno degli ex. Stagione anche per lui 19-20. Stagione che poi appunto, come ricordate, purtroppo è terminata a metà causa Covid. Intanto Pierotti che appoggia la palla ma sulla sticella, quindi fuori 22 Santa Croce, 23 Bergamo. Finoli cerca Cargioli, non ce la fa, non era facile per Antonio Cargioli, l'alzata non era precisissima, infatti viene murato, 23 pari. Allora pareggia i conti Santa Croce, che recupera praticamente tutto il divario, era arrivato a 5 punti di mano tra le due compagini. 23 pari, adesso si fa bello questo set, questo finale di primo set, quindi sono i punti fondamentali. Vediamo intanto Santa Croce si prepara dopo questo break con il regista Alessandro Acquarone, classe 99. Finoli cerca Pierotti. Attacco intelligente quello di Marco Pierotti che trova il punto, 24-23, set point Bergamo con Padura Diaz. Vediamo cosa decide l'italo cubano. Forza, passa la palla poi Walla, Murato, poi ancora Walla, doppio. Salva D'Amico, poi Padura Diaz. Padura Diaz, parallela del cubano che trova il campo, però viene chiesto video check da parte di coach Cesar Douglas. Sembrava la palla in campo, vediamo. Confermato il punto per Padura Diaz, si chiude il primo set 25-23, è nel DPS che si porta a casa questo set, che era partito bene con nel DPS sempre avanti e poi c'è stato il recupero nell'ultima fase, nell'ultima parte di questo set da parte di Santa Croce, però è riuscita poi la stessa nel DPS a mantenere e a difendere questo set appunto vincendolo. E allora a tra poco, non scappate, rimanete con noi per seguire il secondo set di questa quinta giornata del campionato del Credembanca di A2. A tra poco.
Eccoci tornati in diretta qui dal Palapozzoni di Cesano Bergamasco per questa quinta giornata del campionato Cadebanca A2, che vede appunto l'Agnelli DPS, squadra di casa, affrontare gli ospiti di Santa Croce. Risultato parziale 1-0 punto di 7 da parte degli Agnelli DPS. A servizio parte la squadra ospite con Roberto Festi. E subito però è quello di Padura Diaz. Intanto sugli altri campi, sempre dello stesso girone, abbiamo l'1-0 di Cuneo su Brescia, primo set vinto per la squadra piemontese, poi sesto risultato per Siena su Lago Negro, 1-0. Perde invece in casa Reggio Emilia 1-0 contro Motta di Livenza, che si sta rivelando una grande squadra. Squadra che appunto arriva dalla A3. Castellana Grotte vince 1-0 su Mondovì, e poi invece si è già conclusa la partita tra Porto Viro, la precedente avversaria della NTPS, contro Ortona, vittoriosa per 3-1, giocata alle ore 16. Intanto 2-1 per la squadra di casa, questo inizio di secondo set. Cargioli sembrava avesse toccato il Tarflex, invece poi viene confermato dal primo arbitro. Parità, tre pari. Padura Diaz su Martins, che nulla può fare, la palla schizza sul soffitto. 4-3, avanti Bergamo. Pinoli per Pierotti, questo palleggio, poi ancora Walla, ma la palla non scende, ancora Pierotti, difende ancora Santa Croce, un po' di confusione, poi Terpi. Questo bel palleggio, 5-3, applausi per le due squadre da parte del pubblico presente
qui al Palapozzoni di Cisano Bergamasco, che è rimasta alla casa dell'Enel TPS dopo appunto il sodalizio con tra l'Olimpia Bergamo e la TPS Cisano. Continua anche per questa stagione. Tanto Colli, doppio attacco, Morato, poi trova spazio Festi invece. Inizio di secondo set in equilibrio. Palla. Palla altissima, poi Padura Diaz. Diagonale stretta per l'Italo Cubano. Numero 1 dell'LTPS. 6-4. Gli viene concessa dal compagno. 6-5. Servizio Leonardo Colli. Colli out. Servizio di Leonardo Colli. Avanti Daniele TPS. Padura Diaz, poi Walla, trova lo spazio brasiliano. Pierotti, palla passa tra il muro di Santa Croce, poi a sorpresa Colli non ce la fa mantenerla in campo. 8-6. Pierotti, buon servizio di Marco Pierotti, poi Pedrizzi, murato da Antonio Cargioli. Insieme a Finoli, più 3 per l'LTPS Bergamo, che prova una leggera fuga in questo secondo set. Pierotti non forza, poi Pedrizzi si fa perdonare dopo l'attacco precedente, punto per lui, 9-7. Appoggio di Pierotti, poi l'alzata di Walla per Pedrizzi, ancora punto per Michele Pedrizzi, che passa tra il muro dell'Agnelli TPS. 9-8, accorcia intanto la squadra ospite. Thank you.
dura Diaz, Morato riesce a salvare, poi ancora Fedrizzi, questa volta dopo il conseguente attacco sempre di quest'ultimo la palla esce. Cargioli con una mano, l'alzata di Acquarone per Fedrizzi che riesce ad attaccare, cambio ancora per Santa Croce con l'entrata del proprio vice Ferrini al posto di momentaneamente di Leonardo Colli. Fedrizzi forza, trova la rete ma trova anche Finoli, poi non forza invece Terpin. E allora punto invece per Walla che trova spazio, efficace il suo attacco. 10 pari, parità, questo secondo set. Michele Fedrizzi, primo anno per lui a Santa Croce, passato anche in Superlega per Michele Fedrizzi. Tutto vincente invece per Maduro Diaz. Lavorato poi la vincente del subentrante Ferrini Alessio, ancora 11 pari. Viaggia punto a punto questa seconda frazione di gioco. Terpin sulla rete, servizio del Friulano. Pari, Walla, Finoli per Pierotti che prova l'appoggio, qualche errore di troppo, attenzione, poi Padura Diaz, azione confusa, chiusa però da Jacopo Larizza. Proprio Jacopo Larizza.
classe 98 di Macerata, primo anno per lui a Bergamo, l'anno scorso nelle fila della Lupe Civitanova. Tapporone per Gualla che macina punti il brasiliano di Santa Croce. Gioli, tanto fallo fischiato dal primo arbitro sul tocco di, andiamo a vedere, non abbiamo visto benissimo se ha toccato il nastro, probabilmente sì. Secondo il primo arbitro sì, non viene chiesto il video check, sembrava volesse chiedere il video check Cesar Dallas, invece no. Punto per l'ETPS, 14-13, Maduro Diaz. Ace per Williams, Maduro Diaz, prova a dare la carica ai compagni. Nella memoria ci sono ancora i tre ace di Padura Diaz domenica scorsa che hanno consentito poi alla Nelly TPS di ribaltare completamente il set con Portoviro. Con insidioso sinistro di Padura Diaz e poi l'attacco di Pedrizzi invece va a buon fine. 15-14. Attacco intelligente di Marco Pierotti, trova il punto numero 16-14. Pierotti. Ace anche per Marco Pierotti. Fil di linea, time out a questo punto chiamato da coach Douglas, Cesar Douglas per Santa Croce, primo time out in questo set. Prova allora l'Agnelli TPS ad allungare ancora in questo secondo set. Partita comunque equilibrata. Agnelli TPS che poi sarà impegnata domenica prossima a Lago Negro, quindi trasferta lunga per gli atleti di coach Graziosi, mentre Santa Croce sarà impegnata in casa con Cuneo. Si riparte Pierotti, poi Gualla, prende bene Padura Diaz, poi Pie. Azione interrotta da parte
durante l'azione interrotta da parte del secondo arbitro, il signore Fabio Bassan. Video check. Non ho ben intuito per cosa. Nella nostra prestazione abbiamo visto uno stop immediato all'azione, vediamo. Ricordiamo tutte le gare del campionato Credem Banca disponibili gratuitamente sul canale, sulla piattaforma Volley World. Intanto si prolunga la fase di controllo di video check da parte del secondo arbitro. Confermato per l'Agnelli TPS 18-14. Pierotti, poi Fedrizzi, lungo il servizio di Michele Fedrizzi, 19-14, più 5 per la squadra di casa che ripete il risultato parziale del primo set, però ricordo che poi la Santa Croce è riuscita a recuperare tutti i punti nella fase finale. Vediamo cosa succederà in questo set. Pierotti ancora, Cargioli, provato l'attacco diretto Antonio Cargioli, nulla da fare, ha avuto la meglio Martins per Santa Croce, 15° punto per Biancorossi. Acquarone, poi qualche difficoltà, riesce però poi Terpina a portare la palla dall'altra parte, difende poi Santa Croce. Free ball Bergamo con Padura Diaz. Che risolve tutto, 20-15. Time out chiamato ancora da Cesar Douglas. Brasiliano. Prima esperienza come primo allenatore. Di A2 era già stato sempre a Santa Croce nella stagione 19-20, però come secondo allenatore, e poi nel mezzo un'esperienza in Qatar come allenatore di Serie A.
e il resto tutto il suo curriculum è ovviamente in Brasile. Allora, 20-15, questo parziale nel secondo set. Allora, Graziosi riporta in campo Nicolò Mancin, sempre al turno di battuta. Mancin, poi Fedrizzi, trova lo spazio. Per Michele Fedrizzi, 20-17, time out chiamato da coach Graziosi. Si sta ripetendo, l'ho detto prima, la stessa situazione del primo set sul 19-14. Santa Croce sta recuperando i punti. Sono ancora tre da recuperare, però insomma il set è ancora aperto. Vediamo se l'Agnelli TPS riesce a mantenere la giusta concentrazione per mantenere appunto questi tre punti di vantaggio. Sono importanti, soprattutto nella fase finale di questo set, ma in generale di tutti i set. Scusate, Fedrizzi. Poi primo tempo invece di Larizza, appunto numero 17 dell'Agnelli TPS. Saluta anche l'ex compagno di squadra. 21-17 in turno Finoli.
palla Finoli, poi ancora attacco di Fedrizzi dalla seconda linea, punto per Fedrizzi, 23-20. Poi Finoli per Padura Diaz che non forza Murato, poi Festi per Walla che vola, riesce comunque ad attaccare, poi ci pensa Pierotti, chiudere il set 25-21. Allora nulla da fare per Santa Croce rispetto al set precedente nel recupero dei punti, ce l'ha fatta fino a un certo punto, però poi la TPS è riuscita comunque a chiudere il set con 4 punti di vantaggio. 2-0 pertanto è il risultato parziale di questo match. A tra poco per il terzo set.
dal Palapozzoni di Cesano Bergamasco per questo terzo set. Questa partita tra Agnelli TPS e Santa Croce. Vede il parziale 2-7-0 per la squadra di casa. Sulla capolista Santa Croce. Pierotti intanto in battuta dopo il primo, dopo la prima andata a buon fine, questa invece è out. 1-1. Corone poi Finoli per Cargioli. Punto per Capitan Cargioli. Stesso risultato 2-0 appunto anche tra Siena e Lago Negro. Comanda la squadra di casa. Poi 2-0 per Motta di Livenza su Reggio Emilia e 2-0 anche per Castellana Grotte su Mondo B. L'unico risultato in parità è quello tra Cuneo e Brescia, 1-1. Fedrizzi, appoggio, punto per Michele Fedrizzi. Due pari. Buon servizio, poi Terpin prova l'attacco, Ierney Terpin. Fedrizzi poi Walla, punto per il brasiliano. Parità, tre pari, servizio Santa Croce con Martins Arasongwan. Finoli cerca Terpin, murato fuori. Insidioso, qualche difficoltà per Santa Croce. Poi l'appoggio di Padura Diaz invece è troppo leggero e infatti non va a buon fine. Punto per Santa Croce, 4 pari. Walla. Poi la Rizza salva però bene Santa Croce, poi Festi, attenzione Pierotti, bello questo palleggio, vediamo Walla, chiude lui, 5-4 avanti Santa Croce, prima volta in questo match che la squadra ospite si porta in vantaggio. Va
qualche rischio per Pierotti, poi la rizza la giusta, un'alzata non precisissima da parte di Juan Ignacio Finoli. 5 pari, lo riporta subito in parità. L'attacco proprio su Jacopo Larizza, che non può far altro. Ha provato a schivare la palla, ma nulla da fare. 7-6. Servizio poi Padura Diaz, palla free ball Bergamo con Padura Diaz che lancia la palla direttamente in tribuna, cioè ha cercato le mani del muro e non le ha trovate, ci aveva quasi creduto Padura. 7 pari, Colli. Vai Ferri, chiama il Pertin. 8-7. Padura di Azza. Poi Fedrizzi salva bene Finoli, poi ancora Fedrizzi, attacco fuori quello di Michele Fedrizzi, doppio attacco per lui, ma nulla da fare. 9-7 più 2 Bergamo. Padura Diaz, Fedrizzi questa volta fa perdonare questo attacco vincente direttamente su Francesco D'Amico. Roberto Festi. Finoli cerca
chiusura Diaz che attacca, ma la palla è, non si sa, perché neanche il primo arbitro ha confermato subito, infatti chiede il video check, non abbiamo visto effettivamente neanche noi. Vediamo. C'è il punto confermato per Fatura Diaz. Marco Pierotti a servizio. Prova a forzare il servizio Marco Pierotti sulla rete, però 19, siamo al terzo set questo match tra Santa Croce e Agnelli TPS Bergamo, due squadre che sicuramente si contenderanno delle posizioni alte nella classifica. Intanto l'appoggio di Terpin, però viene fischiato un'invasione da parte di Santa Croce. 19. Servizio Cargioli. Fedrizzi. Finoli per la Rizza. Buco nel terreno per Jacopo Larizza, questo primo tempo che porta a più 3 lo score in questo terzo set. Time out a questo punto chiamato da coach Douglas per Santa Croce, primo time out in questo terzo set. Bisogna riprendere un attimo di concentrazione per bloccare subito la fuga del TPS, questo perlomeno tentativo di fuga da parte della squadra di casa. Si riparte dopo questo breve break da Cargioli, ancora con il servizio. Scusate, Walla, attacco di Walla, però gli rimbalza sfortunatamente sul capo e quindi palla poi out. Quasi sfortuna per il brasiliano Walla. 13-9 avanti Bergamo. Ancora Cargioli. Qualche difficoltà per Santa Croce, poi c'è un movimento della rete abbastanza vistoso,
Infatti l'arbitro ferma l'azione anche se non era convintissimo e chiede il videocheck. Vediamo dal replay, c'è stata una, forse un'invasione da parte di Acquarone, ma l'azione si è interrotta. È confermata allora l'invasione da parte di Acquarone. 14-9 avanti Bergamo. Colli, Pipe per Leonardo Colli, out. Allora, time out, secondo ed ultimo per Cesar Douglas. Santa Croce non riesce al momento a riprendere in mano il set, al contrario dell'NTPS che continua la sua marcia allungando sempre di più. Però set chiaramente ancora aperto, vediamo, inizia a subentrare anche un po' di stanchezza, ma tutto è ancora possibile. Abbiamo visto anche nei set precedenti anche la squadra ospite era riuscita a recuperare soprattutto nella fase finale dei set, ma seppur poi non è riuscita a concludere con la vittoria, ma è riuscita a recuperare parecchi punti. Quindi vediamo quale sarà il comportamento dei biancorossi ospiti questa sera qui al Pallapozzone di Cisano Bergamasco. Ancora Carzoli che continua la sua serie di servizi positivi. Ancora qualche difficoltà e ricezione da parte di Santa Croce che regala poi a Terpin l'attacco vincente. Intanto viene chiamato Capitan Carzoli da parte del primo arbitro. Signor Prati Davide viene ammonito intanto. Viene ammonito intanto il direttore sportivo Vito Insalata, almeno dovrebbe essere così la nostra postazione dell'NLTPS. Del 16-9. Fedrizzi poi curato. Ancora Fedrizzi, questa volta trova il pallonetto ma salva bene Terpin, però free ball adesso per Santa Croce. Vediamo se ne approfitta con Walla. Sì. Non forza l'attacco ma appoggia solo
il brasiliano trova il punto, 16-10. Si chiude qui la serie di battute vincenti di Gargioli. Allora, palla ora a Michele Fedrizzi per Santa Croce. Errore per il numero 13, bianco-rosso. Finoli. Poi primo tempo per Martins. Santa Croce, nigeriano, classe 95. Che, come dicevamo all'inizio, aveva avuto anche una breve esperienza nell'Olimpia Bergamo, targata B1, in questo caso quando era ancora in B1, nella stagione 2012 e 2013. 18-11 intanto, punto ancora per Daniele TPS, più 7. Terpin, si allunga troppo la palla a Terpin. Cambio intanto per Santa Croce, entra in campo ancora il numero 15 Alessio Ferrini al posto di Francisco Gualla. A Mondovì. Servizio Jacopo Larizza. La palla cade con troppa facilità nel campo di Santa Croce, che probabilmente ha perso un po' la concentrazione. Siamo sul 20-12. Finoli per Pierotti. Serie di attacchi, poi ancora Pierotti. Palla non cade, bello questo palleggio, poi Fedrizzi. Attacco di Fedrizzi, fischiato però, il punto per l'NTPS, sembra abbia preso il nastro. C'è una protesta abbastanza plateale da parte di Santa Croce con Acquarone in particolare. Vediamo. Intanto c'è qualche problema,
sulle tribune. Questo è un brutto spettacolo. È stato un attimo di concitazione da parte, sembra da parte di qualche tifoso sulle tribune. Vediamo cosa. Intanto l'arbitro ha sospeso momentaneamente il match. Raramente si vedono queste scene nel campo nel mondo della pallavolo. Intanto siamo sul 21-12 e ci sono gli animi un po' caldi, evidentemente. Ma ricordiamo intanto per chi è all'ascolto che siamo al terzo set di questa partita, di questa quinta di ritorno. Tra Agnelli TPS e Santa Croce. Il tutto è nato un'azione in cui il primo altro aveva fischiato appunto per la NTPS, invece c'è stata una iniziale protesta da parte degli atleti di Santa Croce che poi appunto è sfociata nelle retrovie. Con qualche animo caldo. E allora, situazione che si è depristinata perlomeno sul campo, quindi 20-13. A servizio Santa Croce con Leonardo Colli. Pierotti appoggio, poi Fedrizzi, punto per Michele Fedrizzi, 20-14, prova ancora Santa Croce ad accorciare in questo terzo set. Allora, time out chiamato da coach Graziosi. Vediamo intanto cosa succederà in questa fase finale del set. Potenzialmente ancora aperto, chiaro che 6 punti da recuperare non sono pochi per quanto riguarda Santa Croce, però vediamo.
Colli. Bene Pierotti, poi Padura Diaz. Punto per l'italo cubano, 21-14. Servizio di Padura Diaz, poi ancora Fedrizzi, ci ha provato in vano Terpin, però applausi per lui per questo tentativo. 21-15, sempre avanti Bergamo, più 6. Roberto Festi sulla rete in servizio di quest'ultimo. In servizio Marco Pierotti. Prova a forzare l'atleta di Fano, secondo anno per lui a Bergamo, lui era già stato però nelle... era già stato a Bergamo nelle stagioni di 16, 17, 17, 18, poi è tornato lo scorso anno, quindi ritorno voluto veramente da coach Graziosi. 23-16 intanto, punto ancora Bergamo che si avvicina alla conquista del set e anche del match. Intanto si è chiusa la prima gara tra Castellana Grotte e Mondovì, con la vittoria di Castellana Grotte su Mondovì per 3-0, mentre sono ancora tutte aperte le altre partite. Intanto Mancini che è subentrato a Cargioli, poi Terpin, buono questo palleggio, Fedrizzi sbaglia Michele Fedrizzi. 24-16, un po' di leggerezza da parte del numero 13 biancorosso. E allora, match point per l'Agnelli TPS. Mancin. Attacco fortissimo di Francisco Gualla, palla sul soffitto. 24-17, annullato il primo match point. Torna in campo intanto Gualla. Attacco vincente regala ancora la vittoria all'Agnelli TPS, 3-0 su Santa Croce, quindi sconfitta per la capolista qui sul Talaflex di Cisano Bergamasco. È stata una bella partita, complimenti chiaramente agli ospiti a Santa Croce, non era facile venire a prendere punti qui a Bergamo, però
complimenti chiaramente all'Agnelli TPS che dopo la prima partita, la prima di campionato, la sconfitta per 3-0 a Castellagrotte, è ripartita alla grande con le tre vittorie consecutive. E quindi Agnelli TPS che si porta a 9 punti in classifica, quindi va a pareggiare a pari merito al momento con Motta e Cantù, mentre Santa Croce rimane attualmente al momento ancora prima in classifica con 10 punti. Castellanagrotte invece, anzi Castellanagrotte vincente per 3-0, passa in prima posizione. Comunque, vabbè, tutto ancora aperto, campionato apertissimo, siamo solo all'inizio. Un grazie a tutti, l'appuntamento al Palapozzoni di Cisano Bergamasco sarà domenica 21 novembre, ore 18, ospite qui al Sultana Flex Bergamasco, la Synergy Mondovì. Un saluto a tutti, una buona serata, grazie per l'ascolto, alla prossima.